ci accompagna in questo ultimo scorcio del tempo di Quaresima, l'Evangelista Giovanni. Sono lunghissimi discorsi di Gesù, piuttosto complessi e non immediatamente evidenti. Gesù parla ai giudei nel Vangelo di oggi, e cioè di fronte non soltanto ai suoi connazionali, ma a uomini religiosi. Non dimentichiamoci mai che Gesù è stato condannato da uomini religiosi che credevano in Dio a motivo della fede. E Gesù, dice: vi dico queste cose perché siate salvati. A Gesù non interessa svergognare, condannare, mostrare l'errore. Vi dico queste cose perché siate salvati. Voi avete inviato messaggeri a Giovanni, mi chiedete di esibire testimoni, però voi, dice Gesù, non ascoltate la voce del Padre. La sua parola non rimane in voi. Non credete a me. Scrutate le scritture, ma non volete venire a me. Non mi accogliete. Non avete in voi l'amore di Dio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire al positivo avere in sé l'amore di Dio? Cos'è questa realtà così importante che causa nei giudei il rifiuto di Gesù, il non ascoltare la voce di Dio, il non rimanere della parola in essi, il non credere a Gesù? Che cos'è l'amore di Dio da avere in sé? Non è certamente un sentimento e un'emozione che non dipendono dalla nostra volontà. Non posso decidere di emozionarmi. Possiamo dire che l'amore di Dio, così come Dio stesso ce l'ha rivelato nella Pasqua di Gesù, è misericordia, cioè un movimento interiore certamente, che però si attiva nella volontà che mi spinge a volere e a fare il bene.